Berlusconi. No a chi ha lasciato Fi tradendo gli elettori e sostenendo il governo della sinistra. In onda sulla 7. A Gempres con gli alleati siamo insieme dal 1994 e da allora vinciamo quando siamo uniti e perdiamo quando siamo divisi. Quindi se c'è qualcuno convinto della necessità per il centrodestra di stare unito, quello sono io. E quanto ha detto Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. La Lega non è mai venuta dal cuore col capello in mano. In passato con Bossi abbiamo sempre aderito alle sue richieste e alla Lega abbiamo consegnato 3 regioni del Nord, dove lei ha indicato i candidati alla presidenza. Il leader della coalizione è quello che del partito che arriva prima, è sempre stato così e credo sia la regola più giusta. Forza Italia non accoglierà nessuno di coloro che hanno lasciato Fi e hanno tradito gli elettori e addirittura sostenuto il governo della sinistra. Poi se torneranno nel centrodestra con loro movimenti, questo ci consentirà di vincere le elezioni, ha aggiunto sulla 7. Io dal campo non sono mai uscito, qualcuno dice che ho 7 vite come i gatti, ma siccome amo gli animali auguro a loro di avere più vite visto che io ne ho di più perché a quelle della politica vanno aggiunte quelle da imprenditore. Silvio Berlusconi ha ribadito che il centrodestra vince unito e perde con le divisioni. Sul suo partito, Berlusconi ha spiegato che sarà rinnovato e agli elettori ho intenzione di presentare persone nuove. Noi siamo diversi dal PD, quindi credo che se riusciremo a far comprendere ai tanti moderati disgustati di ritornare a votare avremmo la sicurezza di vincere le elezioni. Se c'è qualcuno che può rappresentare l'unità dei moderati in questo paese sono io. La campagna elettorale non è mai cessata, ed io sono stato fuori per 3 anni, ecco perché Forza Italia è diminuita nei sondaggi, io scommetto che Fi supererà il 30. Il leader di Forza Italia ha aggiunto che il Nazareno è morto da molto tempo, non per colpa nostra ma per colpa di qualcun altro. Quanto ai miei alleati, loro sono cambiati, poco, Forza Italia è rimasta la stessa. Siamo insieme dal 94. Vinciamo quando siamo uniti e perdiamo divisi. Berlusconi è tornato sull'ipotesi di un nuovo predellino, non lo so, ma se ci saranno le condizioni farò una dichiarazione magari dal predellino di un aereo. Che i moderati siano la maggioranza è vero e se si unissero tutti in una formazione come era il PDL sarebbe utile. Nel 2010 quell'alleanza fu rotta e non dipese da me. Forza Italia non accoglierà nessuno di coloro che l'hanno lasciata tradendo gli elettori e sono addirittura andati a sostenere un governo di sinistra, ha affermato Berlusconi. Se rientrano nel centrodestra fondando un loro movimento, bene, più è vasto il centrodestra, ci consentirà di vincere le elezioni. L'ex presidente del Consiglio ha negato contatti con il ministro dimissionario Enrico Costa, assolutamente non l'ho sentito. So che lui ha giudicato sbagliati dei provvedimenti e in coscienza ha ritenuto di dare le dimissioni. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che Berlusconi avrebbe proposto Marchionne come candidato premier. Il leader di Forza Italia ha, però, smentito, io dissi nel corso di una cena che per il candidato premier ci vorrebbe qualcuno come Marchionne, Mario Draghi, la Marcegaglia. Ma non ho mai indicato Marchionne come possibile candidato alla presidenza del Consiglio. Non l'ho mai chiesto a nessuno dei 3. Rispondendo a una domanda sulla possibilità che sua figlia, Marina, possa raccogliere il testimone e diventare la nuova leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha tagliato corto, è una persona meravigliosa,
avrebbe la capacità di sostenere qualunque impegno, ma la mia famiglia ha già dato attraverso di me all'Italia e agli italiani. E non vorrei mai che mia figlia venisse sottoposta al massacro giudiziario che ho subito io. Guardando un video su Marcello Dell'Utri ha detto: penso sempre a lui, è insopportabile avere ancora in carcere un italiano modello. Ho sentito un brivido nella schiena vedendo questa immagine di Dell'Utri che ingiustamente è in carcere per dei fatti anteriori al 1994, anno in cui è diventato reato giurisprudenziale il concorso esterno in associazione mafiosa. C'è un ricorso presso la Corte di Strasburgo che però tarda ad esaminare questo caso, ma è ingiusto che una persona buona, preparata e colta, un fondatore di FI sia in carcere. So che è anche gravemente malato e io penso a lui. Il fatto che un italiano modello sia in carcere è una delle cose più insopportabili.